rendere i musei più accessibili alle persone sorde. Su questo tema il Castello di Rivoli ha ospitato una giornata di studi internazionali con la partecipazione di esperti provenienti dal MoMA e dal Guggenheim Museum di New York. All'incontro, che si è svolto in italiano, inglese, lingua dei segni italiana e americana, erano presenti anche i consiglieri regionali Mario Carossa e Augusta Montaruli e il presidente dell'ENS Piemonte, Corrado Gallo.